Allora, amaro di langa. Amaro di langa è un amaro che, per quanto non sembri dal packaging, che in realtà cioè, è ben fatto, ma non sembra usare molto, in realtà è un amaro che nella miscela, secondo me, osa parecchio. Ha questa pasticceria, questa liquirizia, questo chinotto al naso, molto, molto fuori, con un alcol che, pur essendo un 26 gradi, se non ricordo male, risulta piuttosto impattante. È un amaro che parte subito, ha un bel fuoco iniziale, una bella spinta iniziale, per poi andare a spegnersi abbastanza in fretta. Quindi un amaro che sta nella parte frontale del palato e cerca di non annoiare, diciamo, alla svelta e chiamare la beva subito dopo. Noi abbiamo provato a miscelarlo e abbiamo scoperto che è molto interessante in una variante Manhattan, perché funziona molto bene. Più che un Manhattan, noi abbiamo preparato un Brooklyn, che è una variante di Manhattan in cui si va a sostituire la parte bitter con un amaro, quindi ha un po' più di dolcezza, diciamo che la parte bitter e il liquore di un amaro viene messa insieme in questo Manhattan, e questo funziona perfettamente perché è molto amaro subito, molto intenso, e poi lascia spazio agli altri ingredienti, quindi è perfetto in un tipo di miscelazione così. Oppure, se lo vogliamo molto fresco, molto facile, lo andiamo a diluire per esempio con una cedrata, perché ti dà una parte citrica, fresca, che è sicuramente la parte che alla mano di langa manca, e quindi lo andiamo a diluire così per renderlo fruibile, diciamo, tutto il giorno.